Vediamo Franco Berardi, Los Amigos Me Llaman Bifo, Talvez. La mia occupazione è insegno, sono scrittore. Insegno all'Accademia de Bellas Artes di Milano. La cosa che mi interessa dal punto di vista culturale, teorico e professionale è la relazione tra tecnologia di comunicazione, forma della percezione estetica e movimento sociale. Mia storia ha sido essenzialmente una storia di azione sociale, non tanto politica. Non mi interessa tanto la politica, mi interessa molto più la trasformazione culturale della società. La vera ragione per la quale mi pare una pellicola che è vera e mi pare un direttore che conoscere è che mi sentito è la più significativa, interessante e esteticamente forte maniera di parlare di precarietà. La precarietà, questa è una parola che i sociologi e i periodisti utilizzano molte volte quando si parla della condizione laborale della ultima generazione, non è solo la precarietà non è solo un problema di lavoro, di relazione giuridica tra lavoratori e impresari o capitalisti, non è solo questo. È anche, in mio senso, una trasformazione molto profonda della percezione del tempo e della percezione dello spazio nel quale noi viviamo. Questa pellicola è una pellicola sulla distruzione definitiva, l'annullazione dello spazio della vita quotidiana. Lo che ha cambiato è la percezione e también la comunicazione sociale che produce la percezione. En la grande transizione desde las formas alfabéticas e meccaniche della civilizzazione e della comunicazione a las formas digitali, lo che se passa essenzialmente è una mutazione della percezione del tempo, della percezione del corpo dell'altro, della percezione del medio ambiente, della percezione del suo proprio tempo e del suo proprio corpo. Non hai, come nel passato, una alienazione puramente economica o sociale. L'alienazione sta nel soffrimento, che è un soffrimento psichico, però anche e soprattutto un soffrimento estetico, dove estetico significa relativo alla percezione.